L'altro argomento di cui volevo parlare è l'artrosi dell'anca e il suo trattamento protesico. L'artrosi dell'anca e la protesi dell'anca sono argomenti molto vecchi e molto discussi e molto conosciuti. Per cui volevo mettere in evidenza un focus più moderno che riguarda gli ultimi 10-12 anni di chirurgia protesica dell'anca, che sono le tecniche mini-invasive. Le tecniche mini-invasive sono tali perché permettono un risparmio dei tessuti, sia i tessuti molli, i tessuti muscolo-tendinei, sia il tessuto osseo. Cioè a dire, la via chirurgica non è più una via chirurgica piuttosto larga con grosse esposizioni, bensì una via chirurgica relativamente modesta di circa 12-13 centimetri che può essere effettuata sia anteriormente che posterolateralmente, che lateralmente a secondo delle varie tecniche. Quello che noi usiamo è la via posterolaterale in mini-invasiva che permette di non tagliare nessun tendine, nessun muscolo, ma solo dissociare il grande gluteo, che è il muscolo più grande che c'è nei glutei, ed anche di risparmiare tessuto osseo del collo del femore. E questo non solo per la tecnica chirurgica avanzata, ma anche per la possibilità di utilizzare materiali e modelli protesici dedicati a questo tipo di chirurgia. Quindi con la possibilità di utilizzare steli che vanno inseriti nel collo del femore piuttosto corti, di piccole dimensioni che permettono di risparmiare quasi completamente il collo del femore e tagliare solo l'epifisi femorale e per quanto riguarda il bacino di utilizzare cotili di grande diametro per permettere una motilità la più ampia possibile. Esistono anche poi le protesi di rivestimento che negli ultimi anni purtroppo sono state abbandonate quasi da tutti i chirurghi in relazione al fatto della dispersione di ioni metallici di cromo e di cobalto. Ora, l'utilizzo di queste tecniche favorisce non solo l'impatto chirurgico, che è un impatto relativo, quindi per il paziente significa minore sanguinamento, minore dolore e minore stazionamento a letto, ma soprattutto un recupero funzionale più veloce e più ampio. Con questi modelli si riesce ad andare in bicicletta, a giocare a tennis, a giocare a golf, a correre, oltre che nuotare e sport, diciamo, che non siano di contatto. Fare le scale, sono scendere e salire, sono movimenti che si fanno con grandissima tranquillità e senza la possibilità che ci sia un'usura precoce perché vengono usati anche materiali di grande resistenza e di grande feeling con l'osso, per cui mini-invasiva, risparmio tessutale di parti molli, tendine muscolari e risparmio osseo uguale minore impatto chirurgico, maggior benessere per il paziente. Un recupero rapido e soprattutto un recupero performante, dove la performance è in relazione alle richieste del paziente. Un paziente giovane che gioca a tennis, l'esempio è quello di Murray, il grande tennista, è quello di ritornare a giocare a tennis. Magari certamente il livello non sarà più al 100%, ma non tanto distante.